Buonasera e bentornati a Dopotutto, il rotocalco di approfondimento di Teleponte. Diamo il benvenuto all'ospite di questa puntata, il dottor Antonello Troiano, Buonasera. primario dell'unità operativa complessa di oculistica di Teramo Atri. Buonasera. Buonasera. Siamo con il dottor Troiano per parlare di una terapia innovativa che da un anno si trova all'ospedale Mazzini di Teramo, una terapia che serve a combattere quella che viene chiamato il ladro silenzioso della vista, il glaucoma. Sì, noi siamo stati dotati da circa un anno di questo nuovo laser. L'acronimo è SLT, significa laser trabeculoplastica selettiva, poi magari accennerò un pochino a sommi capi che cosa intende. Proprio per la cura di alcune forme di glaucoma, un laser che è di nuovissima generazione che ha soppiantato la vecchia tecnica laser, ormai sempre più in disuso, che era la tecnica dell'argon laser. Per intenderci, il glaucoma intanto che cos'è? Perché se Sì. non facciamo un breve cenno, forse i nostri ascoltatori non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando. Il glaucoma è per antonomasia la malattia della pressione alta dell'occhio. Vediamo qui in questo disegno schematico indicata diciamo, una sezione di un occhio in cui ovviamente i liquidi che sono al suo interno sono quelli che danno la consistenza al bulbo, altrimenti il nostro occhio sarebbe floscio come un palloncino. La freccia verde indica la via di partenza e di produzione dell'umore acqueo, che è quel liquido che controlla poi la pressione all'interno del bulbo, che viene prodotta, vedete, diciamo lì, in quello spazio ristretto tra il cristallino, quella specie di fava, di lenticchia vista in sezione, e che poi passa nella parte anteriore dove c'è la punta della freccia, trova la sua via di deflusso. A me piace paragonare l'occhio ad un lavandino, no? Per spiegare, il lavandino ha un rubinetto. Come ha uno scarico? Il rubinetto produce il liquido, lo scarico lo filtra, quindi noi non dobbiamo pensare che i liquidi che sono all'interno del nostro occhio siano sempre rigidamente fissi, siano sempre quelli, sono dei liquidi che vengono prodotti e vengono filtrati in continuazione. Cosa succede? Quando un lavandino, ha uno scarico che funziona male, quindi tende a tapparsi, l'acqua riempie il lavandino, a un certo punto esce fuori. E questo succede in un sistema aperto, ma l'occhio è un sistema chiuso, è una sfera. Quindi l'aumento di pressione dovuto, nella stragrande maggioranza dei casi, ad una difficoltà di drenaggio dell'umore acqueo, quindi dello scarico, viene a verificarsi perché si altera questo equilibrio tra la produzione e la filtrazione. Le terapie che oggi vengono messe in atto sono farmacologiche, terapie parachirurgiche, qui si inserisce il laser, e le terapie chirurgiche nei casi in cui, diciamo, le prime due non dovessero sortire gli effetti desiderati. La terapia farmacologica è quella sicuramente più diffusa, quella più praticata e devo dire che negli ultimi anni c'è stato un notevole incremento delle armi a disposizione. L'oculista 30 anni fa aveva un farmaco solo, il beta bloccante o la pilocarpina, che era un farmaco che aveva dei grandi effetti collaterali, stringeva la pupilla, dava dolor di testa, faceva vedere male di notte, eccetera. Oggi il ventaglio si è aperto, grazie a Dio, alla ricerca. E molti di quei glaucomi che tanti anni fa arrivavano sul tavolo operatorio, oggi invece si curano benissimo con i farmaci. Il laser si inserisce in una fetta particolare di questi pazienti quando la terapia farmacologica non dovesse essere sufficiente, quando la terapia farmacologica dovesse dare degli effetti collaterali importanti. Non ci dimentichiamo che purtroppo il farmaco intelligente non esiste. Noi chiediamo al farmaco e spesso abbiamo dal farmaco l'effetto voluto, ma molte volte paghiamo un prezzo più o meno alto. I colliri per il glaucoma spesso danno bruciore, arrossamento, qualcuno di questi dà anche uno scurimento dell'iride, della cute periorbitaria e poi non da ultimo la compliance. Non ci dimentichiamo che il glaucoma è una malattia prevalente degli ANTA, cioè dai 40 in su, per cui spesso sono persone anziane che devono sottoporsi a queste terapie.
Lei capisce che quando dobbiamo mettere una, due, tre gocce al giorno, spesso il paziente dimentica, qualche volta non la fa perché dice che gli pizzica l'occhio. Per cui diciamo, il laser in certe situazioni si inserisce come trattamento, non dico risolutivo, perché lungi dall'aver trovato la panacea per questa patologia così poliedrica, però sicuramente rappresenta una tecnica moderna, ampiamente sperimentata negli Stati Uniti, e che noi ci onoriamo di averlo, penso, come unica struttura pubblica in Abruzzo a disposizione degli utenti. Lei mi diceva prima che è importante, il laser, diciamo, è una soluzione a posteriori, perché in realtà il glaucoma è una malattia di cui non ci si accorge facilmente se non con Certo. esami specifici. Il glaucoma, purtroppo, come lei ha esordito giustamente, è detto il ladro silenzioso della vista, cioè quella malattia che ruba quando il soggetto non si accorge di nulla. Purtroppo è così. Il glaucoma è una malattia asintomatica che viene scoperta o per caso, perché magari il paziente va dallo specialista per altri motivi, perché deve cambiare gli occhiali, per il controllo della vista, oppure purtroppo quando comincia a dare dei primi sintomi aspecifici, che poi però lo specialista riconosce ed attribuisce a quella malattia. Quella già è una fase purtroppo molto avanzata, in cui i danni sono anche molto ampi. Vedete qui in questa immagine il danno principale che il glaucoma poi va a dare progressivamente: una riduzione del campo visivo, cioè di quella porzione dello spazio che il nostro occhio immobile riesce a percepire, che con un'estrema lentezza tende poi a restringersi fino ad arrivare in una fase, come vedete, quella ultima che noi definiamo una fase preterminale, che purtroppo molto spesso porta alla cecità. Pensare, per esempio, che nell'epidemiologia del glaucoma gli ultimi dati hanno calcolato che in Italia ci siano 1 milione di persone affette, e dato forse, secondo me, più allarmante, la metà di questi non sa di averlo, è molto indicativo di quanto questa sia una patologia un po' troppo misconosciuta, un po' troppo sottovalutata, per la quale bisognerebbe fare molta più prevenzione. Noi come azienda abbiamo messo in essere negli anni passati delle campagne, anche in collaborazione con la Croce Rossa, con l'Unione Italiana Ciechi, con il Lions Club, delle campagne di prevenzione, non tanto per filtrare solo quei pazienti che in quella o in quelle giornate passassero da noi per il controllo della pressione, ma quanto per creare questa opinione pubblica dell'importanza che da una certa età in poi dallo specialista bisognerebbe andarci. Ecco, diamo delle informazioni pratiche ai cittadini. Un cittadino che volesse fare un esame di prevenzione per capire lo stato del suo occhio, Allora, cosa deve fare? la cosa che deve fare è recarsi da uno specialista, un oculista di fiducia, dove vuole, dove attraverso intanto una visita completa di screening si riesce a capire se il paziente ha il glaucoma in fase conclamata oppure è in quella situazione dubbia o borderline in cui può essere utile magari approfondire con ulteriori accertamenti. Ma il glaucoma non è l'unica malattia oculare che si può prevenire, che si può anche curare in maniera preventiva se si Certo. arriva in tempo. Quali sono le altre malattie oculari sulle quali si può intervenire con un certo anticipo? Beh, allora, la vera e forse unica malattia che si può prevenire, nel senso prevenzione significa cura e scomparsa della patologia, è la cosiddetta ambliopia, è l'occhio pigro. Quindi il problema diciamo, dei disturbi visivi dell'infanzia, che devono essere scoperti necessariamente in un'età precoce, nel senso che la capacità di recupero dell'ambliopia, dell'occhio pigro, che è forse il termine che gli utenti conoscono di più, è inversamente proporzionale all'età. Più precocemente noi riusciamo a capire se un bambino è affetto da una qualsiasi problematica dell'occhio che lo pone in una condizione di minus visivo, di cui il bambino ovviamente spesso non si accorge perché uno è piccolo, due
non ha modo di poterlo verificare, perché magari a 3-4 anni il bambino va all'asilo, si cimenta solo con dei disegni, con dei colori, non ha quella possibilità che magari un bambino già in una fase più avanzata, andando a scuola, se non altro per la difficoltà di poter leggere una scritta alla lavagna, può dare già sentore di questa problematica qui. Quindi qui io raccomando vivamente tutti i genitori. I bambini, anche quando non dovessero dare manifestazioni evidenti, che non sto qui ad elencare perché non bisogna essere né pediatri né oculisti, ma avere quel buon senso della mamma e del papà che si accorge che magari il bambino può avere delle cose importanti alla vista, 3 anni e mezzo, 4 anni devono fare il loro primo screening. Scoprire un occhio pigro a quell'età significa avere il 98% di possibilità di recuperare la vista a quell'occhietto. E la situazione peggiore è proprio quella in cui il bambino ha un occhio ambliope, un occhio pigro e l'altro no, perché è proprio quello il bambino che dà la situazione più ingannevole, perché magari riesce a vedere benissimo con l'occhio buono e non vede bene con l'occhio pigro. Possiamo spiegare anche in termini semplici per i telespettatori qual è la causa di questa malattia? Allora, diciamo che di gran lunga i difetti di vista sono al primo posto nel determinare la situazione dell'occhio pigro, quindi sono le patologie più frequenti che determinano questa condizione e sono anche quelle che tutto sommato si riescono anche a curare più facilmente, ponendo dopo un accurato esame della vista degli occhiali e facendo laddove occorre una terapia, diciamo, ortottica o pleottica, il bendaggio. L'abbiamo visti tutti i bambini che portano un occhialino e un occhietto bendato, dove ovviamente noi andiamo a bendare l'occhio migliore per cercare di ristimolare tutto il meccanismo. Perché poi, ecco, qui mi preme fare una piccola precisazione. Quando noi parliamo di occhio pigro, sì, sicuramente pensiamo agli occhi, però in realtà tutte le funzioni sensoriali sono costituite da un sistema. Nel caso della vista, il sistema è costituito da occhio, nervo, vie ottiche e cervello. L'immagine in realtà si forma nel cervello, non nell'occhio. L'occhio è semplicemente un sensore, come tutti gli organi di senso, si limita a riprendere, Registrare. ricevere una stimolazione e trasmetterla alla corteccia cerebrale. Quando il bambino nasce, ecco, diciamo il caso più comune, non so, un forte astigmatismo, un'ipermetropia importante. Quell'occhio non manda al cervello immagini nitide e dato che la corteccia cerebrale, quando il bambino nasce nell'area visiva, ha tutti i suoi, le sue cellule al punto giusto, ma non ha ancora stabilito le sinapsi, le chiamiamo noi, cioè le connessioni fra di loro, che sono quelle che fanno poi funzionare il circuito stampato, no? Il cervello è fatto come un circuito stampato, ci sono i vari componenti che funzionano solo se sono collegati fra di loro. È stato visto che la mancanza di invio da parte dell'occhio di un input visivo nitido è la causa di questa pigrizia in realtà del cervello poi, no? Poi per antonomasia, per detto comune, parliamo di occhio pigro. Porre la correzione, bendare l'occhio buono significa porre l'occhio nelle condizioni di poter iniziare a vedere meglio, quindi rimandare al cervello, iniziare a mandare al cervello immagini nitide, il che fa ripartire questa crescita delle connessioni fra le cellule nervose. Questo però purtroppo è un fenomeno che si verifica solo quando si è molto piccoli. Ecco l'importanza della prevenzione in età pediatrica precoce. Perché cosa succederebbe se la malattia non venisse scoperta in tempo? Purtroppo questo crea un handicap visivo difficilmente o solo in minima parte recuperabile dopo una certa età, perché il sistema della ricrescita sinaptica, man mano che passano gli anni, diventa sempre più lento e più incompleto. Un'altra causa di occhio pigro è lo strabismo, il cosiddetto occhio storto. Per non parlare poi di altre patologie come una cataratta congenita o malformazione del bulbo, per le quali poi bisogna intervenire invece in fase più precoce in maniera chirurgica. Per Quindi la prevenzione è basilare per la scoperta di il tante bambino, malattie. sì. E quale, a che età sarebbe opportuno sottoporsi a una prima visita in generale per scoprire diversi tipi di malattie? Beh, allora, come ho detto prima,
Se il bambino non ha evidenze macroscopiche, 3 anni e mezzo, 4 anni, in genere il bambino è sufficientemente grande da farsi fare una visita completa. Fermo restando che se ci dovessero essere dubbi o altre problematiche, magari messe in luce dalla preoccupazione della mamma o da un intuito del pediatra, il bambino può essere visto anche appena nato. Cioè, non ci sono problemi, vediamo i prematuri in incubatrice, vediamo bambini a pochi mesi di vita, insomma, non ci sono problemi. Ovviamente bisogna avere una esperienza in tal campo, perché non tutti gli oculisti sono oculisti pediatrici. Tra le malattie di cui lei mi parlava, mi accennava prima, mi parlava anche della retinopatia Sì. diabetica. Sì, questa è una patologia grave, se non scoperta in tempo e curata in tempo. Rappresenta una delle più frequenti complicanze di un diabete misconosciuto a volte, scompensato, non curato, non trattato, ed è una delle più comuni cause di cecità nei paesi occidentali. Quindi qui, ecco, raccomando a tutti i pazienti affetti da diabete di recarsi periodicamente dallo specialista per fare dei controlli seriati. Devo dire che qui a Teramo noi da anni siamo in strettissima collaborazione con il centro di diabetologia, per cui siamo, penso, all'avanguardia su questo discorso della prevenzione, in quanto abbiamo stabilito un filo diretto doppio dove tutti i pazienti che accedono al centro periodicamente fanno dei controlli del fondo dell'occhio presso di noi, controlli che poi verranno pianificati in base a quello che il medico vede di volta in volta. Mi voglio rivolgere a tutti quei diabetici che non sono seguiti nei centri, o a quei diabetici che sanno di avere il diabete e pensano che sia una barzelletta. Non è così, perché al di là di tutte le altre problematiche che può dare il diabete a livello renale, neurologico, cutaneo, osseo, da questo problema qui, che rappresenta una delle cause più comuni di cecità nei paesi occidentali. Prima di dare un po' di informazioni sull'ambulatorio oculistico che si trova a Teramo, nella sua esperienza, quale tipo di malattia ha trovato più nel teramano? Che tipo di patologia è più ricorrente? Beh, io devo dire che nella mia esperienza Teramo si allinea un pochino con i dati nazionali, né più né meno. Una patologia forse che ho visto avere una prevalenza leggermente superiore rispetto alla media è il cheratocono. Il cheratocono è praticamente una malformazione, è una malattia degenerativa della cornea, che tende a, per perdita della sua tonicità di tessuto, tende a estroflettersi, a dare un'ectasia, a deformarsi, come dice il termine, a forma di cono. Cherato significa cornea, cono significa cono, quindi questa cornea che tende a deformarsi. Oggi poi ci sono delle tecniche moderne come il cross-linking corneale, che noi a Teramo adesso siamo in procinto di poter acquisire, quindi speriamo di dare presto ai nostri cittadini questo servizio in più, che rappresenta anche questa una innovazione moderna per trattare quei cheratoconi che invece in epoca passata erano destinati alla progressione e quindi inevitabilmente al trapianto di cornea. Per rendere i cittadini anche più, per facilitarli anche, diamo qualche informazione. Dove si trova l'ambulatorio oculistico? L'ambulatorio si trova nel secondo lotto dell'ospedale civile a Teramo, piano terra, quindi facilmente accessibile anche da persone disabili o anziani. C'è un centro glaucoma che ho avuto l'onore di dirigere per tanti anni, che offre ai cittadini la possibilità di poter misurare la pressione tutti i giorni in una fascia oraria dalle 8:30 alle 9:30 con la semplice impegnativa del medico dal lunedì al venerdì. Penso che siamo anche noi qui gli unici in Abruzzo ad offrire all'utenza questo servizio, di cui sinceramente come direttore sono molto orgoglioso, perché rappresenta un motivo per indurre alla prevenzione. Devo dire che nell'esperienza di questi quasi 10 anni che ho istituito questo centro abbiamo
così mi consente il termine, pizzicato tanti pesciolini che altrimenti sarebbero scappati alla pesca. Si parla tanto di prevenzione, ma lei accennava prima ci sono diversi tipi di prevenzione. Allora, la prevenzione primaria, noi parliamo di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria è ovviamente quella di agire sulle cause di una malattia. La prevenzione primaria del diabete è cercare di fare una vita, regolare, una sana alimentazione, prevenire tutte quelle cause che possono portare al A diabete, prescindere a quindi dalla. prescindere da quella che poi la genetica poi, può condurre. Però attenzione, la genetica svolge un ruolo, i fattori ambientali svolgono un fattore, sono un fattore concausale che molto spesso è determinante nella determinazione della La patologia. Poi patologia. c'è la prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria è quella di impedire che una malattia, nel momento in cui è in essere, possa creare dei danni importanti. Per esempio, tornando al discorso del glaucoma, una volta che noi abbiamo visto che c'è il glaucoma, prevenzione secondaria significa controlli periodici, esami che lo specialista consiglia in maniera seriata, o come per esempio nel diabete, la prevenzione secondaria significa una volta diagnosticata la patologia, quindi la retinopatia diabetica, stiamo parlando di questo campo qui, praticare dei trattamenti laser o oggi usiamo anche delle iniezioni intravitreali, cioè delle infiltrazioni all'interno del bulbo di farmaci antiangiogenetici che permettono di curare quelle perdite di liquido a livello della retina centrale che sono molto spesso la causa di un abbassamento di vista molto grave in questi soggetti. La prevenzione terziaria ovviamente è curare la fase terminale, quando ovviamente una retinopatia diabetica non è stata curata, non è stata trattata, dobbiamo intervenire chirurgicamente. Ecco, per esempio, per aspirare il sangue che si è determinato un sanguinamento all'interno del bulbo, come emorragia. Prima di chiudere questa puntata vorrei ricordare appunto i benefici di questo nuovo laser in dotazione all'ospedale Mazzini di Teramo per il glaucoma. Qual è la differenza per esempio rispetto a un laser Allora, la precedente? differenza rispetto al laser precedente, che pure ha goduto di grande fama negli anni passati, è che è un laser freddo, non è un laser termico. Se riprendiamo un attimino cortesemente la prima immagine o la seconda, quelle dove c'erano scritte le vie di deflusso, se in regia ci possono rimandare quell'immagine, ecco, vedete quelle frecce? Queste frecce partono da sotto in una struttura che si chiama corpo ciliare, attraversano il forame pupillare e vanno, indicano ovviamente il deflusso dell'umore acqueo a scaricarsi in quei forellini lì che sono la struttura di scarico del liquido. Quello si chiama anatomicamente il trabeculato. Allora, noi con il laser che cosa facevamo prima? Con l'argon, quindi un laser termico, creavamo dei buchi ex novo per poter permettere un maggior deflusso del liquido. Il trattamento, devo dire, aveva una ottima efficacia, ma durava molto poco nel tempo perché un trattamento termico crea poi una cicatrizzazione. Queste aperture, inevitabilmente, invariabilmente, dopo un po' di tempo, andavano a cicatrizzare e la situazione tornava come prima, se non prima. In questo filmato vediamo invece l'azione di questo nuovo laser che va ad agire lì nella struttura dell'angolo iridocorneale, cioè dove l'iride, la parte colorata dell'occhio, va a toccare il bulbo, permettendo quindi un miglior scorrimento di questo liquido e quindi conseguentemente un abbassamento della pressione. Il vantaggio di questo laser, l'SLT, è che essendo un laser freddo, intanto non induce danni fisici sul trabeculato, su quella struttura spugnosa che rappresenta lo scarico dell'umore acqueo, è ripetibile quindi. Ed agisce con un meccanismo diverso, perché praticamente ripulisce diciamo, l'intasamento di tutta la sporcizia, di tutti i detriti che si sono andati a depositare in quei forami di questo tessuto spugnoso, agendo né più né meno come il classico aspirabriciole con cui raccogliamo le briciole in cucina.
Va bene, io la ringrazio per essere Prego. stato qui con noi. Grazie a voi. Siamo pronti a riospitarla qualora ci fossero Con nuove molto novità piacere. per parlare sempre di queste malattie che sono importanti, appunto l'importanza soprattutto della prevenzione. E ringraziamo anche i nostri telespettatori e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dopotutto. Buonasera. Buonasera.